un nuovo DNA potrebbe rappresentare la svolta nel caso di Kata. Questa è la vera novità nelle indagini sulla scomparsa di Cataleya Ciclo Alvarez, conosciuta da tutti come Kata, la bimba peruviana di 5 anni sparita il 10 giugno 2023 dall'ex hotel Astor di Firenze. Un potenziale sviluppo dell'inchiesta potrebbe derivare dall'analisi di una traccia di DNA. Potrebbe seguire un finale d'inchiesta simile a quello del caso dell'omicidio di Yara Gambirasio? Yara, di Brembate di Sopra, Bergamo, scomparve il 26 novembre 2010 e fu ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011. La risoluzione di quel crimine atroce fu facilitata dall'isolamento di una traccia di DNA sugli abiti della giovane, attribuita inizialmente all'ignoto 1, poiché il suo autore era sconosciuto. Dopo circa 3 anni e mezzo di indagini e l'analisi di circa 18.000 campioni di DNA, si arrivò a Massimo Bossetti, il cui DNA risultò compatibile con quello trovato sui resti di Yara. Bossetti fu infine condannato all'ergastolo, con il DNA che si rivelò la prova chiave per la sua condanna. Nel caso della piccola Kata, si spera che il DNA possa fornire l'identità della persona responsabile del suo rapimento o peggio. Il genetista Ugo Ricci, nominato dalla Procura della Repubblica di Firenze per l'analisi, sta esaminando 3 oggetti trovati in una delle camere dell'ex hotel Astor: uno straccio, un secchio e un peluche appartenuto a Kata. L'indagine, coordinata dai pubblici ministeri Christine von Borris e Giuseppe Ledda, è aperta per rapimento, ma tutti gli scenari restano ancora possibili. Nei 70 giorni concessi, il consulente della procura analizzerà i 3 oggetti nella speranza di trovare tracce di sangue o altre sostanze biologiche della bambina. Se dovessero emergere segni di violenza, si potrebbe sospettare che Kata sia stata vittima di un'aggressione e che il luogo sia stato successivamente ripulito con i materiali trovati. Nei 3 oggetti sequestrati dai carabinieri, il consulente dovrà cercare eventuali tracce di DNA non solo degli indagati, ma anche di persone non ancora identificate, compresi i genitori della bambina e i 2 zii, Abel Argenis Vasquez, fratello della madre di Kata, Catherine, e Marlon Edgar Ciclo, fratello minore del padre, Miguel. Questi oggetti erano situati ai piani bassi dell'ex hotel Astor, dove risiedevano alcune persone di nazionalità romena. Di conseguenza, la pista romena, suggerita dalla criminologa della famiglia Alvarez, Stefania Sartorini, continua a essere una delle ipotesi più accreditate. Dopo aver esaminato 12 ore di filmati, Sartorini è convinta che Kata abbia subito un danno dopo essere scesa le scale esterne della struttura alle 15:15 del giorno della sua scomparsa. Ritornando agli ulteriori accertamenti disposti dalla procura, se dal secchio, dallo straccio e dal peluche emergessero nuove tracce di DNA, verrà avviata una seconda fase di indagine. Non è escluso che, similmente al caso di Yara, venga effettuata una comparazione tra il DNA trovato e quello degli occupanti dell'ex hotel Astor, sgomberato una settimana dopo la scomparsa della bambina. Gli investigatori già possiedono i campioni genetici di tutte queste persone, prelevati prima dello sgombero. Kata è scomparsa mentre giocava nella struttura occupata. Sembra che l'azione sia stata rapida e calcolata. Nonostante siano trascorsi più di 12 mesi, le circostanze esatte e i motivi dell'accaduto rimangono ancora incerti. Attualmente sono molte le ipotesi in esame.